diretto con Good Morning Milano. Siamo qui di nuovo in diretta dagli studi di Milano All News, con una nuova puntata appunto per vedere quello che sta succedendo in questa città e Milano, nella nostra città metropolitana. Oggi una giornata dedicata all'arte, perché sono tanti gli appuntamenti che andremo a vedere appunto nel mondo dell'arte e ad esempio avremo poi come ospiti qua, ad esempio Evamos di Ars at Space, che ci racconterà la nuova edizione, la seconda edizione di a Mars. Prima di tutto però ci colleghiamo invece con il centro, ci collegheremo con il centro città, perché un'altra importante mostra è stata proprio aperta pochi minuti fa in piazza San Carlo e quindi ci collegheremo appunto per vederne l'inaugurazione. Una mostra importante perché è una mostra fotografica che parla di speranza, di riprendersi anche un po' la propria vita, ma soprattutto di quello che è successo durante l'emergenza Covid. E allora vedo il collegamento già pronto, quindi possiamo collegarci. Chiedo, ringrazio Beatrice Barucci che è in collegamento con noi alla parte tecnica, di allargare un po' l'inquadratura così vediamo meglio la nostra ospite. Ed eccoci quindi collegati, eccola qui con Elena Fazzini, buongiorno, fondatrice appunto della Ollus, dell'associazione Hope Ollus. Buongiorno Elena. Buongiorno. Buongiorno. Allora, avete appena inaugurato questa mostra che possiamo anche vedere il cartellone alle sue spalle, appunto proprio in Piazza San Carlo. Però Hope Ollus, due parole su Hope Ollus e poi parliamo della mostra. Allora, Hope è un'organizzazione non profit che io ho fondato nel 2006. È un'organizzazione umanitaria che si occupa di rispondere a bisogni specifici, quindi interviene perché viene direttamente chiamata. Il nostro impegno è un impegno umanitario nel settore della salute e dell'educazione e andiamo in aiuto soprattutto di bambini, comunità in difficoltà. L'operato è in Italia, in Medio Oriente. E in questa pandemia siamo stati chiamati da almeno altri quattro paesi per portare aiuto in termini di tecnologia, quindi donazioni di ventilatori polmonari e apparecchiature sanitarie per la terapia intensiva e formazione di personale per la cura dei pazienti contagiati dal virus. Che tipo di mostra quindi avete messo in piedi e qual è lo scopo poi finale appunto di questa bellissima mostra fotografica che ha proprio inaugurato pochi minuti fa, giusto? Esattamente, è stata inaugurata proprio pochi minuti fa, alla presenza del viceprefetto di Milano, la dottoressa Tripodi, del generale dell'aeronautica militare, Cinigliio Appiani e di una serie di altre autorità, rappresentanti delle istituzioni. Rappresenta questa mostra le storie di speranza. Abbiamo lavorato, stiamo lavorando da febbraio del 2020 a servizio degli ospedali, della sanità e della popolazione civile più fragile. Hope ha donato e possiamo dire installato fino all'ultimo miglio più di 170 posti di terapia intensiva e proprio in questi giorni, per gli ultimi 3 giorni in cui, come abbiamo tutti visto, i contagi sono un po' aumentati anche nel nostro paese, ci è stato richiesto ancora un intervento con apparecchiature elettromedicali in Regione Lombardia e in altre 2 regioni italiane. Che cos'è questa mostra? Questo è un desiderio del nostro cuore, cioè è stato in questo percorso noi abbiamo incontrato tantissimi operatori e attori a servizio della persona che interpretavano nel loro operato una speranza operativa, quindi una vita dedicata al servizio agli altri. Hope e il suo team dedica il suo impegno professionale e la vita al servizio agli altri. Non siamo soli, abbiamo lavorato con tanti medici, infermieri, personale della Croce Rossa, la presenza dei rappresentanti dell'Aeronautica Militare e del Ministero della Difesa era proprio simbolo di questa sinergia molto virtuosa e di successo che c'è stata. Questa immagine sono a fianco a uno dei pannelli più significativi della mostra. Sì. È la notte del 16 di marzo, c'è un C-130 dell'Aeronautica Militare che aveva decollato pochissime ore prima, dopo che io avevo chiesto al nostro assessore Gallera di far intervenire l'Aeronautica Militare per andare a recuperare
decine di apparecchiature elettromedicali che si trovavano a Düsseldorf in Germania. Hope cerca i donatori in risposta ai bisogni degli ospedali che vengono segnalati dagli ospedali stessi o dall'unità di crisi della Regione Lombardia, trova i donatori, cerca le apparecchiature nel mondo affinché ci sia un ottimo rapporto fra la donazione e il costo di queste apparecchiature, perché il rispetto del denaro anche nella filantropia è veramente molto importante, quindi bisogna spendere bene il denaro e cercare di moltiplicarlo. E a un certo punto lo spazio aereo era bloccato, Angela Merkel aveva chiuso lo spazio aereo, quindi i nostri ventilatori per salvare persone a 16 di marzo, dove la situazione in tutti gli ospedali era veramente al collasso, erano bloccati da 8 giorni a Düsseldorf. Uh-huh, uh-huh. E a un certo punto Gallera prontamente ha accettato la nostra richiesta di aiuto, di emergenza, si è rivolto al ministro della difesa ed è partita una macchina per cui nel giro di meno di 24 ore siamo arrivati a sbloccare la situazione, ma l'aeronautica militare ha fatto partire un C-130 per Hope Hollis. Quel giorno era stato veramente un miracolo, perché la sinergia con l'aeronautica, poi con la Croce Rossa, e l'arrivo all'ospedale di Bergamo, di Milano, Policlinico Sacco, Sondrio e Varese, è stato veramente a tempo record. Quindi questo è come si dovrebbe sempre lavorare, con un'efficienza e con una capacità anche di collaborazione molto veloce per servire, ecco, chi è in difficoltà. E quella, se vogliamo appunto avere testimonianze appunto di come si è riusciti a lavorare anche molto bene appunto nonostante l'emergenza, HOP ha appunto messo in piedi questa bellissima mostra che possiamo vedere dove e fino a quando, dacci tutte le coordinate. Allora, la mostra è fruibile da tutti gratuitamente in corso Vittorio Emanuele, parte da San Babila e arriva in Piazza Duomo. È costruita con immagini che raccontano la vita oggettiva, cioè le nostre città in lockdown, quello che è accaduto negli ospedali, e poi ci sono i protagonisti, ci sono le storie, le testimonianze dei medici, degli infermieri, dei volontari, tutti coloro che hanno fatto la loro parte e la stanno ancora facendo. Sarà presente in corso Vittorio Emanuele da oggi, 12 ottobre, fino al 10 di gennaio, e questo periodo anche così prolungato è stato chiesto da Hope proprio per coinvolgere il maggior numero di studenti delle scuole di primo grado e secondo grado, per sensibilizzarle non soltanto a quello che è accaduto e sta accadendo, ma ad un senso di responsabilità nel rispettare le regole, nel mantenere la mascherina in ogni situazione e soprattutto nel scegliere la solidarietà come tutte le storie di speranza che stiamo raccontando hanno scelto ogni giorno. Perfetto, allora Elena, io ti ringrazio davvero tanto per questo collegamento, metteremo poi tutti i vari link anche alle vostre pagine social per sapere di più e per poter appunto capire bene come venire a vedere la mostra, ricordiamola, fino al, dicevi Elena? Fino al 10 gennaio in corso Vittorio Emanuele da San Babila Duomo. Ok, quindi appunto quando andrete a farvi una passeggiata, vediamo adesso come si potrà, come non si potrà fare, ovviamente con la mascherina. Speriamo che la passeggiata si possa fare. Infatti, almeno quello, speriamo si possa continuare a fare con le dovute precauzioni, le dovute mascherine, potete fermarvi a contemplare, a vedere questa bellissima mostra che Hope Onlus ha allestito appunto in corso Vittorio Emanuele da San Babila fino a Duomo. Grazie mille Elena e complimenti grazie per il lavoro che avete fatto. Arrivederci, grazie a tutti e grazie a tutti i vostri spettatori e ascoltatori. Arrivederci, buona giornata. A lei, grazie mille Elena. Ringrazio tantissimo appunto Hope Onlus per questa opportunità, quindi andate a vedere la mostra di Hope Onlus all'interno appunto sul corso Vittorio Emanuele. Adesso io farei un cambio di scaletta, Francesca, a questo punto, perché lo vedo già collegato e quindi a questo punto passerei direttamente ad Albi Oxa, che vedo già collegato da quel di Porta Nuova. Buongiorno Albi, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Fabio. Allora oggi mi spiace, abbiamo un po' meno minuti rispetto al solito, quindi non ti rubo più spazio, ti lascio la parola. Di cosa ci parli oggi? Allora, oggi vi racconto dei progressi che sta, insomma, portando avanti Milano Integra
Più nello specifico vi parlo di un evento che si svolgerà in data lunedì 26 ottobre, quindi tra 2 settimane. Sarà un'esibizione d'arte organizzata da un'altra associazione in realtà che si chiama Looking for Art, della quale Gianfranco Menegatti è l'organizzatore ed è anche un membro del nostro progetto. Dunque, non abbiamo voluto lasciare questa occasione, insomma, che andasse via e ci siamo offerti sponsor. Saremo gli sponsor ufficiali della serata, in quanto gli artisti che esporranno hanno provenienza davvero varia e sono ovviamente tutti risiedono qui a Milano. Quindi c'è un artista che viene dalla Bielorussia, c'è un'altra artista americana, c'è un'altra brasiliana. Insomma, questo principio di utilizzare l'arte come strumento per integrazione, no? Per riunire le persone, trovare un punto di incontro tra i cittadini, insomma, e i nuovi cittadini e i cittadini locali. Ma so che poi comunque ne parleremo più nello specifico nelle prossime settimane, giusto anche? Esattamente, esattamente. Il Perfetto. 20, 23 magari ci rivedremo poi insieme. Quindi il 26 ottobre dalle 7:30 alle ore 11, Viale Luigi Camions 15, che è in zona Parco Stempione. Gianfranco Menegatti è l'organizzatore della serata. Lui inaugura la sua nuova collezione e presenterà due nuove opere che si chiamano True Taste of God e Voices in My Head, sponsorizzato da Milano Integra. Perfetto, qui c'è anche modo di venire a conoscervi, a chiacchierare con voi, sapere meglio appunto e vedere. Dimmi, Scusami, per coloro che desiderano partecipare ecco come possono funziona. scrivere, esattamente, possono scrivere ad associazione@milanointegra.org e Ok. avranno tutte le indicazioni necessarie, quindi seguite anche i nostri canali di comunicazione perché lì verranno pubblicate più specifiche per l'evento. Perfetto. L'altra domanda che avevo è dove è finita Lisa? Oggi non abbiamo Lisa. Esatto. Allora, Lisa in questo momento si trova fuori Milano per lavoro e Ah, ok. quindi, come dire, ho dovuto insomma tenere io questa Vabbè, diretta ma da solo. sei un egregio sostituto che riesce a raccontarci benissimo quello che funziona e come funziona, soprattutto appunto Milano Integra. Ricordiamo che appunto state producendo tutta una serie anche di documenti, di articoli, so che avete scritto altri articoli ancora, che poi a breve finiranno sul vostro sito internet, giusto? Sì, esattamente. Noi abbiamo preparato degli articoli che insomma raccontavano quali sono i principi che ci smuovono in questo progetto, li abbiamo preparati durante il lockdown. Quindi adesso, se abbiamo ancora un minuto di tempo, Vai! riassumo un articolo che è molto veloce. Questo si chiama Prossima fermata Milano. Allora, la carrozza del treno viene avvolta dall'ombra all'ingresso di stazione centrale. I passeggeri si preparano mentre altri sono già pronti per scendere appena il treno si sarà fermato. Io sono molto accaldato e teso. Si aprono le porte e mi sento come alla partenza di una gara. Le persone si muovono veloci sulla banchina e creano un effetto sonoro tirando frettolosamente le valigie. Mentre cammino, si avvicina un ragazzo dai tratti balcanici e mi chiede se ho da accendere. Rispondo di no. Mi ringrazia e si allontana dirigendosi verso l'uscita. Alzo la testa ed osservo gli enormi archi che ricoprono la stazione di Milano. Sono affascinato e per un momento non sento più la tensione in corpo. Esco dalla stazione e mi trovo davanti ad un piazzale molto esteso. Osservo le persone che camminano veloci in direzioni diverse senza scontrarsi. Sono curioso di sapere dove porta quel lungo viale, mentre sulla destra noto un grattacielo che sembra posizionato lì per dare il benvenuto. Nella strada principale i taxi sono fermi al semaforo, perfettamente allineati, pronti alla partenza. Scatta il verde e mi sento come alla partenza di una gara. Non sono abituato a tanto movimento, cammino disorientato ed alzo lo sguardo al cielo. Ah già, a Milano piove, così mi rendo conto di dover subito acquistare un ombrello. Inizio a correre e mi sento come alla partenza di una gara. Nota per comprendere meglio. Questo è il racconto del mio arrivo a Milano. Avevo 18 anni, ero in fuga da una provincia del nord-est. Sentivo molta tensione, ma ero deciso. Volevo farcela da solo. Ho lasciato la mia famiglia e mi sono trasferito a Milano. È una città che mi ha riempito di emozioni, dal primo momento all'arrivo fino ad oggi. Qui
qui è un continuo pronti e via, si va da 0 a 100 in pochissimo. Un giorno i sentimenti vengono risvegliati da scosse di energia potentissima, mentre un altro vengono sommersi da colpi devastanti. Insomma, Milano è veloce, gli automobilisti guidano in modo veloce, le persone si muovono veloci, il tempo scorre veloce e trascina le nostre emozioni. La vita a Milano è come la partenza di una gara. Ogni giorno, al risveglio, sappiamo che ci sarà da correre per tenere il passo delle nostre emozioni. Questo è davvero il racconto del mio arrivo. Bellissimo, bellissimo davvero Albi, è bellissimo soprattutto il racconto appunto del tuo arrivo a Milano, insomma qualcosa di così poetico, di così personale, ma che poi in realtà abbiamo visto non essere solo la tua storia, appunto la storia poi di tanti, no? Che appunto in Milano Intera poi possono magari trovare un alleato. Esattamente, esattamente. Questo progetto è nato proprio da questo sentore, ovvero Perfetto. di avere queste sensazioni condivisibili. E quindi vogliamo parlarne, vogliamo sensibilizzare. Ci saranno altri articoli, insomma, che raccontano storie molto più specifiche. Perfetto, va bene. Albi, allora io ti ringrazio tanto, saluto tutto il gruppo di Milano Integra e ci vediamo lunedì prossimo. Grazie Fabio, grazie a Milano News e ci vediamo nel prossimo. Perfetto, grazie mille ad Albi Ox in collegamento da Porta Nuova per Milano Integra. Oggi vi dicevo una giornata davvero davvero piena di arte e lo è anche perché adesso arrivano le incursioni poetiche delle foche parlanti. Quest'oggi con noi Alice Bertolasi e le sue incursioni e quest'oggi parlavamo di arte, guardate che incursione. Prendi la tua voce e restituiscila al mondo. Il vento ne increspa il canto, urla il bisbiglio, sussurra le grida, respira e singhiozza, lascia andare. I passi fanno miele alla mente, scivolano i chiodi, colorate ombre alla luce. Osa la tua voce, restituiscila al silenzio, vuoto spazio, abbraccia fin dove ti riconosci, ama la tua voce, restituiscila al tuo nome, restituiscila alla tua vita. Eccoci ritornati in studio, siamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione e come vedete appunto ormai con le nuove norme non sappiamo neanche noi bene cosa fare, allora beh, la prevenzione sempre meglio e quindi visto che non sono più da solo in studio ma ci hanno raggiunto le nostre ospiti ho pensato giustamente di mettersi le giuste precauzioni, quindi mettete anche voi la mascherina, diamo il benvenuto, mascherinate anche loro a Eva Amos e Alessandra Vaghi, buongiorno, benvenute. Buongiorno Fabio. Buongiorno, allora Eva, per fortuna ci rivediamo, da un po' che non ci vedevamo qui in studio, È siamo vero. qua a raccontarci per l'ennesima volta di una bellissima mostra che fra Sull'amore. pochissimi giorni apre sull'amore. Perfetto. Sì, perché in questo periodo delicato, secondo me, ci vuole un po' di molto forte, no? Cioè di qualche sentimento come Bisogna amore. tirare fuori i sentimenti più forti rispetto ad altri momenti, tu dici giustamente. Esattamente. Che sarà tra l'altro la seconda edizione, Infatti. perché la prima edizione abbiamo fatto quasi un anno fa, a novembre, sempre presso Spazio Arte Tolomeo, qui in Via Ampère 27, e cioè rispettiamo la tradizione, quindi la seconda edizione facciamo sempre in quello spazio lì. Allora, vediamo intanto, so che abbiamo anche una locandina di Amars seconda edizione che appunto inaugura il 13 ottobre, giusto? Sì. Alle ore Alle ore 18, 17, visto che 17. abbiamo applicato le norme per la sicurezza, È già sold out. è già sold Il out messaggio è e sold out. quindi tutti gli ospiti sono divisi per gli orari, quindi Ok. abbiamo deciso di partire non alle 18 ma alle 17, un po' prima, così riusciamo ad accogliere più persone possibile, Questo non insomma. significa che non potete andare a vedere la vostra, nel senso che anzi, Perché potete dura due andarla perché rimane settimane. fino al 26 di ottobre, Esatto, giusto? perché il 26 c'è appunto Il c'è il finissage. finissage.
Però appunto dicevo 2 settimane di esposizione, quindi potete tranquillamente mandare una mail o scrivere a Eva sulle varie pagine social Sì, o di... su artspace@gmail.com Ok. per accredito. Per prendere appunto, diciamo, per prenotare l'ingresso. La cosa bella è che ogni volta che Eva viene a raccontarci e a presentarci una nuova mostra, non viene mai da solo, come dire, non viene mai con le mani vuote, no? Quando si va a casa di No, qualcuno si porta esatto. sempre qualcosa di buono, La torta da, o si la... porta, infatti, si porta sempre la bottiglia di vino, la torta o i pasticcini, e tu ci porti sempre un L'artista, artista e ci sì. porti, insomma, una bravissima artista che è Alessandra Vaghi, che sei una Che delle tra l'altro c'è quante? da dire Ah. che ti porto sempre cioè, le torte, tra virgolette, di qualità. Eh sì, infatti adesso poi vediamo perché Alessandra ci ha portato anche delle sue opere da far vedere. Che tra l'altro è un'artista emergente, giovane, Ecco. iniziata a dipingere da poco, ma è veramente bravissima, perché ha avuto anche un ottimo insegnante che si chiama Esatto. Alex Alessandro. Folla. Sì, è un Esatto. ottimo insegnante, un ottimo artista. Perfetto, e come vedete sono molto caravaggesche queste E opere. infatti, stavo guardando appunto opere di un certo livello, ma soprattutto la cosa che colpisce è che, appunto, mi dicevi, è da poco che in realtà dipingi, Esatto, giusto? da poco più di un anno, perché Alex l'ho conosciuto Fantastico. da poco, da Bello. 2 anni e mezzo più o meno. Io sono sempre stata un'appassionata d'arte, ho disegnato per conto mio, però non ho mai avuto quella scintilla che mi portasse a dire mi lancio, faccio l'artista a tempo pieno. Con lui ho iniziato a vedere l'arte in modo diverso, ho imparato la tecnica del Caravaggio con Alex Follar, che lui è veramente famoso proprio per questo. E in più sono andata a visitare sotto suo invito lo studio di Nicola Bearlato a Roma e adesso sono con Gio Manzoni, No, no, non cioè, so dai, basta, no, basta, adesso che anche Gio Manzoni entra, rientra, cioè, esce dalla Sta finestra, tutto entra, lì, cioè, entra, esce esatto. dalla porta, entra dalla finestra, sempre qua, Gio. Un C'è saluto a Gio che so che ci sta sempre. seguendo, tra parentesi, quindi, beh, Ciao devo dire che Gio. se io, da profano del lato, lascio sempre a voi poi le critiche più, poi devo dire che se c'è uno che ne capisce di anatomia, che riesce a scorporare questi corpi e rivenderli qualcosa di A davvero svestire la etereo. Madonnina di Cioè, infatti, ricordiamo quel Milano. bellissimo quadro che hanno fatto durante il live Fermi Arts. painting, durante Sì, Fermi Arts. la tua esposizione. Insomma, Gio, sicuramente Gio Manzoni è uno di quelli da seguire, da tenere e da cui imparare anche, infatti. Assolutamente. Dicevi poi appunto che da poco che dipingi, hai comunque avuto già degli illustri estimatori e maestri, però insomma, ok, da lì al dire, ok, Eva, espongo perché questa sarà la tua prima mostra, cos'è Esatto. stato che ti ha fatto fare il salto? È stato l'istinto, secondo me. È stato l'istinto. Poi, col fatto che c'è stata la quarantena e io sono rimasta a casa da lavoro, io già ci stavo pensando da mesi, mesi, mesi. Da quando ho iniziato a dipingere ci stavo già pensando. Questa è stata proprio la scintilla che ha fatto scattare il tutto. Ho contattato subito Gio Manzoni e adesso frequento il suo studio ogni settimana. Ho conosciuto per fortuna Eva e sono molto curiosa di come sarà questo evento. Per me sarà come un battesimo. Ah, vabbè, insomma, un bel battesimo, insomma, Sì. con... Comunque c'è da dire che c'è una bella cosa che è bella, come si chiama, energia che Sì? trasmette la nostra associazione. E perché ci sono degli artisti, alcuni artisti che espongono per la prima volta, come per esempio Maria Vittorò, ti ricordi che è venuta a fare Sì, l'intervista, ci è ricordo. l'artista di Piemonte. Sì? E lei ad Amars, tra l'altro, la prima edizione è stata la sua prima mostra, è riuscita a vendere il suo quadro. Ma Quindi, quindi ah, io spero che è un tanto po' per insomma, te e per altri da una artisti che parte la fortuna del partecipano. principiante, dall'altra anche la bravura di Eva di far arrivare le persone giuste al momento giusto a vedere le mostre. Tra parentesi, appunto, arrivano i saluti di Gio Manzoni. Vi saluta, ciao Ottimo, ragazze. Appena ottimo, scritto in diretta, perfetto. io saluto Gio, saluto Katia, saluto tanti altri che ci stanno seguendo in questo momento. Grazie mille davvero di essere in tanti a seguirci. Dicevo appunto, le tue opere però sono, come dicevi, con questa tecnica un po' del Caravaggio, no? Come mai questa tecnica e come mai ti sei appassionata poi a quel tipo di pittura? Allora, io sono sempre stata una grande fan di Caravaggio in generale, ma anche di Michelangelo, infatti da lui per questo anche con Gio Manzoni mi trovo molto in sintonia, perché anche a me piace esaltare la perfezione della figura umana. E la tecnica del Caravaggio mi ha aperto un mondo invece, perché fa il contrario di quello che uno si aspetta di fare, uno prende la tela bianca, invece qui prende
fa il contrario, dal buio tiri fuori la luce, questa è pura magia. Una cosa che chiedo sempre agli artisti, cosa dicono i parenti, gli amici? Perché non hai fatto qualcos'altro. Ok, vedo che questo rimane, ok. No, scherzo, sono molto contenti che sta prendendo il mio sogno. Speriamo bene che adesso ci saranno anche loro alla mostra, tra bene. L'altro. Bene. Eva, Alessandra è una delle artiste che ci saranno. Quanti artisti ci saranno? Ad Amasra all'incirca, lo sai il numero? Quanti? 47. 47 che tra l'altro abbiamo gli artisti molto cioè a parte che ci sono tanti italiani perché siamo in Italia, quindi però la cosa bella di questa mostra è che a parte che cioè, anche altre mostre hanno accolto gli artisti da tutto il mondo, ma in questo periodo un po' complicato e molto particolare per tutti noi, per tutto il mondo, siamo comunque riusciti a riunire gli artisti che provengono da altre parti del mondo, parti del mondo. Per esempio c'è un artista di Giappone, di Tokyo, che è giustamente... Beh, lui non ci sarà fisicamente, non ci sarà, ma giustamente, i quadri sì. Esatto, anche... È interessante vedere che le persone non possono viaggiare, ma l'arte può viaggiare. Esatto, quindi... la parte dell'artista, la parte della sua anima può viaggiare, può andare. E che tra l'altro, lo sai, tu sei fan di Tokyo, cioè di Giappone, della tecnologia, no? Sì. Che sono molto avanti. E praticamente, visto che lui proviene da quel paese lì, lui, la sua opera, cioè fa in una maniera digitale, è un digital art, quindi la sua opera la proiettiamo sul proiettore. Ah. Quindi è collegato molto con, cioè proprio da provenienza di quel quest'artista. Che no, cosa molto interessante. Appunto, allora mi hai anticipato un po' la domanda che ti volevo fare, appunto, chi sono gli artisti che dobbiamo tenere sott'occhio? Sicuramente questo artista qui, qualcun altro che ti ha colpito per l'opera che ha proposto? Allora, abbiamo, non so se ti ricordi, c'era Oleksiy Gnishev, un artista ucraino bravissimo, che lui abita in Germania, e tra l'altro la sua opera abbiamo utilizzato per la locandina, La locandina. Di Amars, no? E poi ci sono, non vi voglio scoprire tutte le carte. Giusto. Perché cioè, dovete venire e vedere, magari non domani, perché domani è già sold out, come abbiamo detto. No, quindi nei prossimi 26, giorni. Fino al 26 c'è tempo, basta mandare una mail o su arsartspace@gmail.com o comunque anche contattarli via social, o scrivete a noi, poi noi giriamo le richieste, ci mancherebbe. Grazie. Basta prenotarsi, è aperta tutto il giorno, aperta durante la settimana. Tutto il giorno, però c'è la pausa pranzo, quindi dalle 12:30 alle 15 è chiusa, è però chiusa. Si può andare, chiudiamo spazio Tolomeo, è in via Ampera. Per 27, perfetto. Che tra l'altro si può venire anche sabato volendo, se qualcuno lavora e dopo il lavoro, cioè, perché lo spazio chiude alle 6:30 e quindi sabato è un giorno libero, magari qualcuno vuole venire e siamo lì. Com'è Eva, organizzare un evento del genere allora, in questo periodo? Non è molto facile. Io ho sentito molti artisti che non erano molto contenti, che non potevano portare tutta la famiglia, cioè nel senso tutti gli amici. Cioè, io so, beh, veramente... certo, anche la nazione sbagliata, Eva. Non so, magari in Russia quando fate delle opere arriva uno, esatto. E al massimo se un cugino non sta qua, tutto esatto, parentato esatto. Viene. Esatto, invece quindi, se arriva qualche artista dal sud ci porta... Tutti quanti. Esatto. No, io sono contenta che ci sono delle persone... Cioè, sono molto contenta, però purtroppo ragazzi io vorrei accogliere tutti, ma non posso, il 13 c'è veramente un certo numero delle persone, quindi noi facciamo entrare alla norma le persone proprio a turni, quindi 15-20 persone per 15-20 minuti, poi altro turno. Sappiamo che c'è purtroppo... anche Fabio Tolomeo che è ben lì a controllare, a dare la giusta direzione. Allora siamo anche noi, cioè nel senso... Si deve fare. Dobbiamo... Già, secondo me è bello che riusciamo infatti, a fare l'alternativa se no sarebbe non fare niente, invece esatto, si perché cerca... io ho sentito alcuni colleghi galleristi che non fanno le mostre perché non vogliono, cioè nel senso vogliono mettere tutti insieme e quindi vogliono aspettare, però io preferisco andare avanti a dare un po' di luce, un po' di insomma un po' di amore, esatto. alle persone, un po' di speranza, un po' di arte, perché sennò non possiamo andare avanti in qualche modo. Alessandra, ti ricordi quando hai iniziato appunto un anno fa, qual è stato il tuo primo soggetto e cosa è successo da quel momento a oggi, come è cambiato? Allora, il primo soggetto forse è comparso anche prima tra le foto, ho dipinto, ha posato per me Alex Folla appunto.
Io ho cambiato solo un po' il viso, così, perché non sapevo se volesse oppure no. Io sono abbastanza discreta. E solo a te la benda. Esatto. Passa la mascherina. La mascherina, benda. Ecco, adesso potrei aggiungercela, già che ci sono. E Alex, che rappresenta un artista, adesso sto facendo tutta una serie sulla mitologia greca rivisitata in chiave contemporanea. Questo sarebbe il titolo, La scintilla di Prometeo. Prometeo non è presente nel quadro, è presente soltanto un artista con dietro una cattedrale Notre Dame, che mi spiace che subito dopo che l'ho dipinta è bruciata. Ma sai che gli artisti hanno, scusami se vi interrompo, gli artisti hanno proprio sensibilità, cioè ogni tanto dipingono una cosa, poi tra qualche mese crolla quella. È successa un'altra cosa. Alex sta bene, quindi no, dico di Notre Dame, dico della sì. Cioè, perché mi ricordo c'era un artista che ha dipinto un quadro in ambientarti, per la mostra di ambientarti, cioè le foreste di Amazonia, poi tra qualche mese. Eh beh sì, poi infatti il tema è molto... Devo stare attenta a quello che... E qui dici appunto come è stata invece l'evoluzione da quel soggetto ad oggi. Esatto, cioè piano piano maturo anche a livello compositivo, adesso sto facendo tele, prima tele 100x70, adesso tele 150x100, con tanti soggetti, sta allargando, sì, una sì, bella sì. Composizione, sì, esatto. Dove possiamo trovare un po' di informazioni sui vari canali social, da cibo allora, coordinate? Sia il Facebook che Instagram, Alessandra Vaghi Art, e poi ho appena creato anche il sito internet che è www.alessandravaghi.art. Ah, perfetto, perfetto. Eva, siamo in chiusura, raccontaci e dacci per l'ultima volta le coordinate per tutta Amars seconda edizione. Ok, allora l'inaugurazione è domani, è dalle 17 alle 21, però è purtroppo già tutto sold out. Quindi cioè, nei prossimi giorni si può visitare la mostra entro il 27, e il 26 tra l'altro ci sarà il finissage, quindi se potete già iniziare a prenotare i posti, quindi l'orario sarà identico a quello di vernissage, quindi dalle 5 alle 9, e dovete scrivere una mail su arsarts@gmail.com per accredito, ok? E l'indirizzo dello spazio espositivo è Spazio Arte Tolomeo, via Ampere 27. Ok. Comunque trovate tutto appunto sulle pagine social di Ars Art Space, anche se scritto noi appunto vi giriamo tutte le comunicazioni. Perfetto, allora diciamo che appunto non ci si può vedere all'inaugurazione perché è sold out, come dicevamo, tra l'altro ma... noi facciamo anche la diretta, Quindi potete seguirla da casa. Esatto. perfetto, va bene, allora Alessandra vedremo vedere le tue opere. Grazie, quindi mille. Siamo molto curiosi di vedere cosa hai deciso di esporre, quindi siamo davvero curiosi e verremo a vedere queste bellissime opere che, come dice appunto, sono anche frutto di un'evoluzione nel corso di questo anno, ma soprattutto dell'istinto che ti ha detto di uscire allo scoperto. L'istinto prima di tutto. Perfetto. Grazie mille, grazie ad Alessandra Vaghi. Eva, grazie mille anche a te, ci rivediamo sicuramente a breve, che avrei qualche altra mostra da venirci a raccontare, quindi sai che lo studio per te è sempre aperto. Grazie mille. Va grazie bene. Fabio. Grazie mille Eva Amos, grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. Noi torniamo come sempre mercoledì con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano, sempre qui in diretta alle 12.30. Ricordatevi, a Mars seconda edizione, andate a cercare Ars Art Space sia sui tutti i social, Google, Facebook, Instagram, tutto quello che volete, così poi potete prenotarvi per i prossimi giorni per andare a vedere la mostra o prenotare già il vostro posto per il finissage del 26 di ottobre. Grazie mille davvero seguito, un grande buona giornata a tutti, ci vediamo al prossimo appuntamento, a presto.